Amici della Virtus, questo video esce un pochino in ritardo, ma non potevo non fare anch'io un saluto a Kyle Wims, che ha fatto a noi tifosi della Virtus un saluto, un arrivederci, come ha scritto lui nella sua lettera. In realtà non è un addio, così sentito, così commovente, e devo dire che tutti i tifosi hanno risposto in maniera unanime, insomma, in maniera altrettanto affettuosa, perché alla fine Wims, oltre che giocatore che ci mancherà sicuramente, ma è anche un uomo che ci mancherà molto, proprio a livello umano, per lo spogliatoio, per il pubblico, per la società. Sono contento che vedremo comunque ancora Wims giocare in Italia, questo sicuramente mi fa piacere. Ed ha rappresentato un ciclo per la Virtus che ha avuto poi anche dei bei picchi con titoli vinti, con l'Eurocup. Io non scorderò mai, questa è una cosa che ho citato anche altre volte quando mi è capitato di parlare di lui, la stoppata sul finale della partita, appunto della finale di Eurocup. Con l'azione difensiva in cui è rientrato e ha volato praticamente per stoppare l'avversario. Lì c'è l'essenza di Wims, cioè un giocatore che veramente ha dato tutto, non a caso molti lo chiamavano guerriero, perché uno che fa così, come lo vuoi chiamare? È un guerriero che per la maglia, per la propria gente ha dato veramente tutto e anche con risultati, perché comunque non stiamo parlando di uno scarpone, non stiamo parlando di uno che ci metteva solo il cuore e nient'altro, ma ci metteva tanta, tanta tecnica, tanta bravura. È un momento in cui la Virtus sta dando diversi addii, perché comunque prima di lui Maignan e Jaité ci hanno salutato, poco dopo Wims ci ha salutato anche Semyon Gyelet. Si parla di rinnovi difficili, si parla di trattative in corso. Wims però sicuramente, intanto non me lo aspettavo, metto già questa cosa in chiaro, non me lo aspettavo. È uno di quei giocatori che io avrei tenuto volentieri un solo altro anno magari, ma per dare il via ad un nuovo ciclo, per tenerlo come chioccia, diciamo, per chi arrivasse dopo di lui. Così non è stato, la società ha preso un'altra decisione. Pazienza, nel senso che dobbiamo farcene comunque una ragione. E sicuramente Kyle ci mancherà. Ho sentito qualcuno, ho letto diversi commenti che propongono addirittura di ritirare la maglia 34. Non lo so se siamo a quei livelli lì, però sicuramente adesso per chiunque arriverà. Sarà difficile dire voglio la 34 perché poi ti metti in automatico paragone con Wims e insomma sarebbe un bel fardello da portare. Comunque, Kyle, ciao, grazie di tutto, sei stato veramente un giocatore fantastico, un uomo straordinario, sarai sempre nei nostri cuori di tifosi e quando ci sarà l'occasione di rincontrarci, sarai sempre il benvenuto.